Probabilmente, essendo comunque un museo di un certo livello, temo sia l'import fatto dal database del MIBACT. Sì. E infatti, classica situazione. Se vi ricordate, vi avevo detto che tutto quello che è sui 55-56 milioni è un import fatto dal MIBACT qualche anno fa, non molto preciso, che quindi non riuscì a gestire e ci ha lasciato un sacco di duplicati. Quando io stesso sono andato a fare il lavoro di verifica dei dati della regione sui musei, su 1.000 musei toscani ce n'erano ancora 40 che andavano uniti e non abbiamo ancora finito. Questa sicuramente non è nel database della regione, se no l'avrei vista. E in altre parti è anche peggio, quindi continuiamo ancora in Toscana a trovare questi duplicati. Questo invece, probabilmente lo vedo dal numero più basso, è quello che è linkato, che dove invece c'è l'info, è quello originale, che probabilmente contiene il link alla voce di Wikipedia. Mettiamo, ascolta, intanto mi salvo uno dei due, perché poi devo fare l'unione, ma se apro questo, vediamo un po', se c'è il link a Wikipedia in italiano, mi aspetto che ci sia, infatti, vedi, questo è il link a Wikipedia in italiano. Ed è quello anche su cui vedo qualcuno ha lavorato al corso, perché Sì, l'inserimento di ce l'ho cose. lavorato io, sì, col direttore, sì. Adesso torniamo invece indietro, apriamo l'altra. Questo scommetto che ci sarà un sacco di roba importata dal database del MIBACT. Vediamo un po'. Delle cose, magari cerco anche qualche errore, qualche duplicato, lo vedremo una volta unito. Intanto, il database unico MIBACT, Sì. vedi? Scusa Alessandro, posso dire una cosa? Volevo dire che quando è nato Wikidata c'è stato un grosso lavoro di importazione di elementi da Wikipedia a Wikidata. Normalmente mi pare datati 2013, se non mi sbaglio. Più o meno, sì, Sì. E 2013 sono in corso. quindi diciamo, vedete che c'è stata Wikidata è nata progressivamente da un lavoro di importazione appunto da Wikipedia. Da un lavoro a mano come quello che state facendo voi, emanuense, oppure da importazioni fatte da banche dati, nel nostro caso ministeriali, oppure da un purpurrì di misto di dati provenienti da diversi paesi e quindi veramente sono un troiaio, lo possiamo dire. C'è stato recentemente fatto un'importazione di questo tipo da degli svedesi sui musei e mi pare anche sulle biblioteche, e quindi Erano c'è archivi anche un sacco soprattutto, c'erano di dati di archivi. quindi un molto lavoro di pulizia da fare. Perché il problema qual è? Che nelle prime fasi volevano che Wikidata crescesse. Siccome fare le cose a crescere lentamente ci vuole tempo, importare da Wikipedia è la cosa più semplice. L'import da Wikipedia in genere non è errato, cioè, quei dati non sono sbagliati perché Wikipedia li revisionava molto nel corso degli anni, però non è formalmente corretto perché non sono identificativi terzi, non c'erano fonti, non puoi mettere fonti Wikipedia, è proprio inelegante. Per correggere questa situazione, poi finalmente, quando è diventata un po' più corposa, ha iniziato a importare da archivi esterni, però l'hanno fatto un po' tirandolo via, cioè nel senso perché se tu vuoi importare da un archivio esterno ci vorresti mettere ore e ore di preparazione. Il problema ancora oggi è che si continua spesso a importare troppo da archivi esterni, quando in realtà è evidente che non aggiungono poi tantissimo, perché comunque in molte zone la situazione, la copertura è buona e in realtà le zone che hanno archivi esterni sono le zone dove c'è una sensibilità così elevata che non si aggiunge niente. Cioè, se questi tipi di import fossero fatti in un paese, che ne so, tipo il Paraguay, meglio che niente, ma se tu vai a prendere il database europeo, quando in quasi tutti i paesi europei abbiamo già tutte le schede su Wikidata di questi archivi, fai soltanto, aggiungi soltanto un sacco di confusione. Ed è un po' un problema perché questi enti vedono questi import come una cosa semplice, cioè perché loro dicono: pago qualcuno, quali che essi siano, mi ho una bella cifra alta di cose che ho fatto, e quando dico ho speso tot, ho importato tot, si vede bene, mentre invece tutto il lavoro di preparazione, di raffinamento, eccetera, costa molte ore, ma si vede male di fronte a una persona che magari ti dà un finanziamento, di fronte a una persona. Quindi c'è questo problema politico che in questo periodo si continua ancora molto a importare da archivi terzi su Wikidata, ma non c'è sempre un'attenzione a un livello qualitativo medio-alto, non ci sono veramente dei vincoli qualitativi, eccetera. Perché Wikidata, l'avete vista anche voi, ha
quasi 90 milioni di schede, se te arrivi e importi su 50.000 qualche cosa, è una goccia nel mare, non se ne rende conto neanche subito la comunità. O meglio, a livello locale magari te ne rendi conto subito, ma tu sei soltanto l'utente di una zona che ha un sacco di utenti attivi, nel resto del mondo magari non se ne rendono conto subito e sembra che sia una protesta locale, tra virgolette. Problema, abituatevi, adesso voi lavorerete sulle schede, purtroppo potrebbe continuare in futuro che voi avete fatto la vostra bella scheda di museo, l'avete curata, l'avete gestita, e un giorno arrivate e scoprite che qualcuno ci ha importato dei dati da un archivio, magari obsoleti, e niente, li dovete mettere, li dovete sbarbare tutti a mano, salvare il salvabile. Io speriamo che si riesca a fissare dei criteri qualitativi più elevati per il futuro, però al momento questa possibilità ancora esiste, e vabbè. Comunque, per tornare a noi, questo non è un caso ingestibile, in realtà lo vedete, semplicemente c'è l'import database del MIBACT, fortunatamente su un museo importante, quindi in generale i dati non dovrebbero essere errati, e l'import dei dati da Wikidata che sicuramente sono stati controllati. Adesso noi li uniremo e vedrete che qualcosa andrà tolto e qualcosa andrà lasciato di entrambi, a seconda di chi è più aggiornato o meno aggiornato. Per unire, ripeto, c'è un'opzione di merge e si fa, adesso ti svelo un segreto, siccome siamo in pochi, no? E quindi non ha un grande impatto, lo puoi fare anche te. Quindi tu puoi andare nelle preferenze, qui in alto, lo faccio fare a te a sto punto, ma perché se lo fate tutti, se iniziate tutti a unire, ovviamente come vi ho spiegato al corso, il problema qual è? Che magari unite male, quando una cosa viene unita male, poi disunirla, se qualcuno ci lavora subito dopo, diventa un inferno perché va fatto tutto a mano. Quindi noi non vogliamo che voi uniate, nei limiti del possibile, però diciamo che man mano che prendete un minimo di manualità, ve lo possiamo far vedere. Quindi questa è la parte delle preferenze, credo sia nei gadget, io sono in inglese ovviamente in questo momento, e c'è l'opzione che si chiama merge, diciamo che te la faccio vedere dove è presente, diciamo l'unione la faccio io, però insomma adesso sì, ti faccio vedere meglio dov'è. Sì, anche perché poi ce la fanno anche un altro, quindi magari... Ah, benissimo, allora sto cercando dov'è, aspetta, forse beta feature, o dov'è? No, e però me lo dovrebbe dare nei gadget, mi pare fosse proprio qui nei gadget, anzi me lo ricordo, io, però perché non me lo trova cercando merge? Io sono abbastanza sicuro che di averlo anche visto le volte scorse. Lo so, te l'ho fatto anni fa e non me lo trovo. Dovrebbe essere in questo elenco. Secondo, un attimo che... Allora, la pagina di spiegazione dovrebbe essere questa. C'è proprio la pagina di aiuto. Primo, negli accessori. È il primo? Allora perché cercando merge non... io sono in accessori. Ah, eccolo qua. Allora, che strano. Ah, perché cos'è? Case sensitive? Boh. O era un ritardo. Eccolo qua, è il primo, benissimo. Allora, vedi? Merge. Quindi quando tu vai su questo, vai nella prima sezione di accessori intrinsecamente di Wikidata, Wikidata centrici, clicchi l'opzione merge. Una volta che tu avrai cliccato questa opzione, quello che tu avrai, tornando al tuo elemento... Un attimo, vai, ok, ti comparirà qua in alto a seconda di com'è, adesso un attimo che devo ancora, ecco, in genere compare qui, se tu hai una, perché io sono al 120%, probabilmente se lo mettessi al 100% mi comparirebbe già qua, comunque in ogni caso c'è una cosa che si chiama merge, si chiama more, che è esattamente, sono opzioni come queste, solo che sono concentrate qui perché sono usate di meno, e c'è merge with. Tu non fai altro che inserire il codice dell'altro in cui devi unire. Dell'elemento più vecchio. Sì, è indifferente da quale lo fai. Cioè io posso andare su Q38 eccetera eccetera e dire unisci a Q55, o Q55 unisci a Q38. Lui sa che deve dare la precedenza a quello più vecchio tra i due, ma è indifferente da quale di due lo fai. Okay? Penso lui. E poi cliccare su merge, puoi anche aggiungere qualche cosa qui, proprio se devi specificare qualche cosa, cioè in questo caso io so per certo che nessuno obietterebbe, ammetti che sia una cosa particolare, tipo che sembrano due cose diverse, allora ci scrivo no, perché sono due fonti dissonanti della stessa cosa, potrei articolare un po' di più, ma non si fa quasi mai, te clicchi su merge,
crescita. Allora, a questo punto lui con un semplice click ti unisce tutto, motivo per cui gli import che creano nuovi elementi non sono così tremendi nella misura in cui comunque si possono riunire, ok? Però dopo un po' continuare a unire le stesse cose inizia a dar fastidio. Allora, a questo punto, cosa tu puoi vedere? Se tu vai sulla storia, ti comparirà nella cronologia il tuo nome utente, nel questo caso il mio, e c'è scritto chiaramente che è stato unito l'item da 55671433. In questo caso, se tu apri questo item e ci clicchi sopra, in realtà ti manda automaticamente come redirect a quello nuovo. Puoi ancora aprire quello vecchio, proprio se lo scrupolo di farlo, che compare qui sotto, però c'è semplicemente codificato redirect a. E nella storia tu vedi che cosa era quello vecchio e vedi questo qui, sono io che ho spolpato l'elemento di tutte le sue informazioni spostandolo nell'altro con il mio merge, con la mia opzione merge, e subito dopo in automatico ci ho messo un redirect, ovviamente dato la precedenza a mettere il redirect all'elemento più basso. Ovviamente se tu sbagliassi redirect cosa succede? Che qui lo posso anche ripristinare con un click. Il problema è che dall'altra parte quello che te hai unito, il Q38, si è unificato male, la gente ci ha continuato a lavorare, quindi devo annullarlo e poi prendere a una tutte le modifiche e smistarle a seconda che fossero di un elemento o dell'altro, li devo rismistare tutta a mano. Se me ne rendo conto dopo 2 o 3 passaggi non succede nulla, se me ne rendo conto dopo 5, 10, 15 passaggi ci devi passare un'ora in modo certosino a smantellare e ricreare tutto, ed è il motivo per cui in genere appunto noi non vi insegniamo troppo a unire. Adesso,